qualche volta nella vita di uno che per campare guida le automobili capitano quelle esagerate. Non molto spesso, ma capita. Esagerata, però, non è la parola giusta, è un modo troppo superficiale per definire una Rolls Royce. Proviamo a trovarle una definizione e un senso. Da 4 anni a questa parte, la Rolls, che è di proprietà della BMW, infila un record di vendite dietro l'altro e i primi 4 mesi di quest'anno sono addirittura in crescita del 40%, proprio grazie a questo modello che aveva debuttato a Ginevra lo scorso anno. Quindi cosa c'è di esagerato? Il settore del superlusso, lo sappiamo bene tutti, non conosce crisi. Pensate che di Rolls-Royce in Cina quest'anno se ne sono vendute l'11% in più rispetto all'anno scorso e addirittura in Medio Oriente il 17% in più. Quindi nessuna esagerazione, queste sono le auto che piacciono ai ricchi veri, quelle costruite come carri armati che ti coccolano fin nel più piccolo dettaglio, come le porte che si chiudono da sole o il soffitto, perdonate, l'imperiale impunturato di 1000 luci. Quindi non è sull'estetica, non è sui volumi, oppure sull'utilità di una coupé che è alta 1,51 m, quello di cui discuteremo oggi. Quello che voglio fare è cercare di farvi sentire come se foste qui con me, sapere che cosa si prova a guidare un'automobile da quasi 300.000 euro. Primo contatto, la chiave di accensione. Pesa 92,8 grammi, non la mettete in tasca perché ve le sfonda. Secondo, il sedile di guida è più grande della classica poltrona Frau e si regola in una dozzina di modi diversi. Terzo, il volante. Maestoso nel diametro e nemmeno troppo affollato di pulsanti. Ma ce la farà a girare una macchina che è lunga 5,26 m e pesa quasi 2 tonnellate e mezza? Ci proviamo. In realtà la Wraith, il fantasma, non si sottrae a una guida un po' decisa. Sembra che ci dica, diamine, ho un 12 cilindri a V sotto il cofano, 632 cavalli e sono la Rolls più potente di sempre. Lasciatemi sfogare. Poverina, la lascio fare un po' perché è difficile che i fortunati proprietari possano strapazzarla così sulla Croisette o nel centro di Mosca. Più si va veloci e più sembra sollevarsi da terra. C'è un bel po' di rollio, è ovvio, perché le sospensioni devono lasciare spazio al comfort di viaggio, che è spettacolare. Però c'è molto vuoto al centro e un rilascio in curva è una manovra che sconsiglio a chiunque. Per fortuna l'SP è lesto a intervenire. Era piena questa mattina quando l'abbiamo presa e ridendo e scherzando abbiamo fatto quasi 400 km. Calcolando che il serbatoio è da 83 litri, vuol dire che tra autostrada e strade statali abbiamo fatto una media di 7,7 km con un litro. Del resto che problema c'è per un'auto che paga 15 euro al giorno solo di superbolo? Mi sa che in Italia non ne vedremo tante in giro. Il quadro strumenti ritto e impettito come un muro è un'opera di maestria artigianale e fa il pari con gli intarsi sulle porte e i rivestimenti dei sedili. È il frutto del lavoro degli intarsiatori e dei mastri pellai di Goodwood. Pensate che di quasi 1000 dipendenti la metà lavorano solo per le radiche e i rivestimenti. Peccato, la nostra giornata con la Rolls-Royce Wraith è finita e dobbiamo restituirla. Devo dire che lo faccio senza rimpianti perché guidarla sulle strade di tutti i giorni è quasi imbarazzante. Ma un bel assaggio della tecnica automobilistica made in England più raffinata non è mai inutile. La promessa di Ginevra 2014, cioè quella di avere dei nuovi modelli Aston ispirati nel look e nella meccanica alle corse, è stata mantenuta. I frontali sono importanti, tutti con una personalità forte. Quello BMW ha una gobba più accentuata al centro del cofano. Con questa soluzione si possono proteggere meglio i pedoni in caso d'urto.